Ultimo weekend per la mostra del tartufo bianco di San Miniato, comune dichiarato capitale italiana del tartufo 2023. Il tema di quest'anno è la sostenibilità ambientale, perché non esiste tartufo buono senza un ecosistema sano. Il centro storico si trasforma in un laboratorio del gusto a cielo aperto, dove gli chef uniscono prodotti biologici a chilometro zero con le migliori ricette della tradizione rigorosamente a base di tartufo, che custodisce un profumo e un sapore inconfondibile. Abbiamo il formaggio quello fresco, pecorino, con il tartufo, abbiamo lo stesso prodotto stagionato 10-12 mesi, sempre al tartufo. Quello stagionato si può deliziare con appunto del miele da cacio al tartufo, prodottino che abbiamo noi, oppure con altre salsine. Poi abbiamo la ricottina, però al tartufo, questa è deliziosa da grattugiare sulla pasta o anche addirittura a mangiare a tocchettini. Questa è tutta roba prettamente artigianale. La soppressata in particolare viene fatta con le teste e le lingue di maiale, e al momento dell'aggiunta di spezie e odori viene aggiunto anche il tartufo insieme per dargli il gusto e l'aroma. Un altro prodotto particolare che avete? Ma i prodotti sono le salsicce fresche, a meno che della mousse di lardo al tartufo, che anche quella è lardo stagionato nelle vasche di marmo che abbiamo, insomma, che hanno loro la mancina di lana nel loro laboratorio, e poi viene elevata la pelle di sotto e anche quello viene mussato, lavorato più di una volta e viene aggiunto il tartufo.